Subito in zona podio per le premiazioni che inizieranno al termine di questa gara. Baggio, Cagnato, Cervi, Rossi, Palazzo, Pegorin, Izzo, Zin, Pesce, Foradori, Panaiotti, Cusinato, Girardi, Fabretto, Bighelli. Ancora per le premiazioni dei 50 farfalla femminili, dei 200 rana femminili e dei 50 rana maschili. Intanto Mattia Zuin, 26-86, al comando delle danze in queste prime due vasche di gara. Lo scorso anno Mattia Zuin faceva parte della categoria ragazzi e ha vinto il titolo di categoria a Roma in questa prova, nonché in 1-59-47 il titolo italiano giovanile. Per la categoria juniores, lo scorso anno il titolo è andato in vasca lunga a Davide Casarin, per entrambi la nazionale giovanile, per Casarin al Festival Olimpico della Gioventù Europea del 2011, per Zuin la Coppa Comen nel 2012. Ancora Mattia Zuin davanti a metà gara, passaggio velocissimo 56-90, Casarin 57-70, primato del meeting in questa gara non c'è, poiché è il primo anno che viene disputata qui a Rosà, con Casarin che, attenzione, di 8 centesimi passa al comando, 1.28.58, 1.28.66 Zuin. Gara d'attacco di Zuin, gara tattica di Casarin, che può vantare un anno in più di esperienza. L'attacco nella terza parte di gara, la più faticosa. Ora c'è la reazione di Zuin. Zuin in 4, Casarin in 5 per la vittoria. Mattia Zuin 2-0-0 e 0-3. Casarin comunque soddisfattissimo, 2-0-0-0-7. Poi Enrico Corato c'è per la terza posizione, 2-0-6-61. E dunque gli applausi davvero grandissimi a Davide Casarin Argento e al vincitore Mattia Zuin. Nottoli nuoto. Beato te, contadino. Beato te, sei forte perché. E ci siamo allora per le premiazioni.